Il tempo può alterare alcune scelte, ma non fermarle, e il luogo non è indispensabile. La festa del 1° maggio è una festa della gente. Se c'è lei, allora c'è il 1° maggio, così come a Livorno è stato scelto da parte della CGIL insieme al titolare della The Cage di festeggiare il 1° maggio nelle sue strutture. Maurizio Zannotti, il maltempo cambia le carte in tavola di quello che era il programma della festa del 1° maggio, ma non il senso dello stare insieme, e quindi la festa mantiene il suo valore. Sì, mantiene il suo valore. Noi quest'anno abbiamo deciso di organizzare, dopo molti anni, questo evento che si doveva svolgere in Fortezza Nuova. Purtroppo per le condizioni meteo non è stato possibile, però l'evento di oggi dimostra che c'è tanta gente che ha voglia di stare insieme, ha voglia di discutere, di ballare, di divertirsi, e soprattutto la CGIL quest'anno rimette al centro i propri valori, quindi il diritto a tornare dal lavoro sani e salvi, e quindi no agli infortuni e alle morti sul lavoro, il sì ai diritti, e anche oggi stiamo raccogliendo le firme per il referendum lanciato dalla CGIL. Pertanto invitiamo in questa occasione, ma invitiamo tutti i cittadini a recarsi presso le nostre sedi a firmare il referendum che riguarda l'abrogazione del Jobs Act e soprattutto la responsabilità in solido in caso di infortuni gravi della stazione appaltante. Toto Barbato, tutti alla The Cage, dove c'è già un programma che è partito il 30 di aprile, arriverà fino al 4 maggio con una serie di appuntamenti festival musicali, e ospita anche la festa del 1° maggio. Eh sì, purtroppo l'abbiamo dovuta spostare da noi, dovevamo farla a Fortezza Nuova, ma quest'anno il meteo è stato un po' cattivo. Sicuramente il prossimo anno sarà una bellissima giornata di sole, e con la CGIL stiamo già lavorando per rifarla in Fortezza Nuova, però almeno ci abbiamo un bel posto a Livorno e l'abbiamo spostata qui, siamo contenti, una giornata all'insegna della riflessione, ma anche della musica, la festa delle lavoratrici e del lavoro, e oggi bisogna festeggiare. Nella tenso struttura quindi la parte politica, all'interno del teatrino tantissima musica, cominciando dagli Unchained per concludere poi con Bobo Rondelli, che abbiamo raggiunto nel suo camerino e ci ha raccontato il suo modo di vedere il 1° maggio. È estremamente importante, perché penso sia una festa di tutto il mondo, no? Mi sembra. E quindi fa ricordare, insomma, chi sono i lavoratori e quanto andrebbero ancora protetti, diciamo, sia da incidenti sia da quello, cioè, o da paghe, salari sempre più minimi, anche se dicono che ora c'è più lavoro, ma grazie al cavolo, cioè, nel senso, non gli dà niente, quasi niente, e quindi è facile distribuire il lavoro, ecco, tutto lì. Comunque non sono la persona più adatta per parlare di questi argomenti, in quanto io mi dico e mi dicano sempre: non ha mai lavorato in vita tua. Anche se poi non è proprio così, perché questo è una sorta di lavoro anche questo, vabbè, poi sono figlio, nonno, mio nonno era un minatore, mio padre non ha visto la pensione, è morto prima, sicché c'ho questo senso, diciamo, operaio nel sangue. Ecco. E a Prato, durante la manifestazione.